per noi questo è un quartiere invisibile e non abbiamo modo di poter esprimere quello che è le nostre problematiche, le nostre criticità. Non è solamente il Parco Gardeto, perché il Parco Gardeto avrà una sua conclusione prima o poi, ma sono quelle criticità che per l'appunto dicevo che ci coinvolgono tutti i giorni. Abbiamo problemi di viabilità, abbiamo problemi di parcheggi, abbiamo problemi del sottopasso ciclopedonale, del congiungimento con l'ASL, con gli uffici finanziari, quindi sono una serie di cose. Oggi i cittadini sono esasperati, abbiamo le forze dell'ordine che passano così, nell'ultimo periodo passano diciamo frequentemente, però il caos, specialmente il giorno di sabato, è inaccettabile, Come quartiere è abbandonato a se stesso. Giù è il parco, però prima venivano tutti i ragazzetti, venivano le mamme, venivano a piare la pizza, una cosa o un'altra, si lavorava. Adesso non c'è più nulla. Sono 3 anni che sta in questa maniera, i marciapiedi sono tutti rovinati, anche 2 clienti mie sono cadute, stanno una sta con il ginocchio tutto gonfio, ma poi proprio lasciato in abbandono assoluto. Pagamo un sacco di monnezza, nessuno mai viene a spazzappo lì. Scusi. Beh. Io non so, cioè io quando ho cominciato qui era una zona piena di luce, piena di gioia, adesso siamo tutti morti. Come commercianti specialmente piccoli come noi, perché è così, non c'è nulla da fare, perché con la concorrenza non potremmo nacci, perché sa benissimo lei che non è così. Più stai più convincere a entrare a aprire questi centri commerciali, il piccolo sparisce, stiamo tutti chiudendo e questo è un grande peccato. Per la zona che si potrebbe fare? Per la zona? Non lo so che si potrebbe fare, perché ancora saremmo anche in punto di poter aiutarci uno all'altro, purché che il sindaco di Terni ci aiuti, perché non solo che non lavoriamo più come piccoli, ma oltretutto siamo tutti abbandonati a se stessi, tutti i giorni vigili qui, anche quello che pia mezzo chilo di pane 80 euro di multa gli fa, stiamo a scherzare, ma quello signore o signora che sia non torna più da noi a fare spesa, va sui centri commerciali che c'hanno i parcheggi, c'hanno tutto e loro sono avvantaggiati su questo, ma noi dove li mettiamo? Io la mattina qui su questa zona non trovo un posto per parcheggiare, quattro giri faccio per poter parcheggiare e poi sto sempre a fare la civetta per vedere dove parte una macchina e metterla. Poi non solo, dopo tutto questo, insomma è qualcosa deve fare il suo sindaco di Terni, perché io mi auguro che lui sia in grado, perché è passato qui quando gli serviva per le elezioni, tutto per Caruccio, tutto per bene, e poi dopo non l'abbiamo visto più, non l'abbiamo visto più, è sparito dalla circolazione e non è possibile. Gardeto non è solo problema parco, perché in realtà ci sono anche altre situazioni e questioni, una di queste è la viabilità. Perché è un problema? È un problema perché questa non è più una strada, ma è diventata una pista d'accelerazione a tutte le ore della giornata. È piena di bambini, scuole, asili e attraversamenti a raso. E qui le macchine la sera passano a velocità incontrollate. Minimo che passano a 100 km orari. Il giorno basta solo un attimo frequentare il posto per vedere quello che succede. Mi dite voi quello che bisogna fare qua per averci un po' di controllo. Il parco serve per tutti, serve per i giovani, serve per gli anziani, serve per i bambini soprattutto. Lì il parco è stato sempre una zona che è vissuta sempre anche con iniziative varie. Quando c'era Gallinella si faceva lo sport, si facevano tornei, il tennis. Era un punto di ritrovo e di collegamento, un centro diciamo, proprio sociale, in cui tutti si ritrovavano.